zio, tu mi devi dire a che cosa servirà la geografia. Adesso c'è il tom-tom e tutto. Ma dai, 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 che lo sai. Allora è a nord, è a sud, fa freddo, c'è il ghiaccio. Ho capito, zio, ma io preferisco la storia. Ricordati che il fascino del passato non ha prezzo. Sì, soprattutto per uno come te che non ha... Ma sì, aperto, avanti. Ciao, zio. Ti andrebbe di aiutarmi con la mia ricerca di economia? Dai, zio. Ma non mi hai detto che non ho ancora deciso se iscriverti all'università? Sì, ma intanto mi preparo. Pensa che ho letto che ormai in tutte le scuole si dovrà fare economia, zio. Forse bisognerebbe risparmiare sugli alunni inutili. Oh. Ma, zio, devi ridare l'esame per la patente. Ma no, gliela, zio. Dai, ti hanno tolto tutti i punti. Ma potevi no. dirmelo. Ti avrei dato i miei. Tu lo sai che in cambio di qualche piccolo favorino mi sarei immortalato per te. Prima di tutto si dice immolato, poi i tuoi favorini sono... So che hanno sempre almeno due zeri. Sì, ma zio, ma chi è che deve venire con noi? Clara Ilenia. C'è Ilenia? Sì. C'è Ilenia, non mi avete detto niente. Ma non l'hai letto sul giornale? No, 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 c'è poco da scherzare, zio. Se lo avessi saputo mi sarei vestito molto meglio. Perché cosa va nel... Cos'è che non va nel tuo abbigliamento? Tutto, zio, mi sembra un montanaro. Dai, vado a cambiarmi, mi metto su una camicia, arrivo subito, ciao, ciao. Ma no, ma visto. Ecco fatto, zio. Visto? Eccomi, pronto per uscire. Ma ti sei cambiato la camicia? Già, a quanto pare ci serviamo dallo stesso zio. E adesso chi dei due si va a cambiare? Allora, chi va a cambiarsi? Beh, mi sembra ovvio, tu, io l'ho messa per primo. Già, ma io sono arrivato prima di te, quindi tecnicamente sei tu quello in ritardo. Strano, perché quando sono entrato da quella porta, con questa camicia, tu non c'eri. Il mio è stato un caso di emergenza. No, tu l'hai fatto per far colpo su Ilenia. Brutta spiazza. L'hai fatto per me? Margherita, fai qualcosa tu. In effetti, Mattia, non capisco dove sia il problema. Brava. Tu abiti vicino a noi, fai un salto a casa e ti cambi la camicia. Ehi, sentito la zia? Ecco, allora cosa stai dicendo? D'accordo, zia, lo faccio solo perché me lo chiedi tu. Faccio in un attimo. Ma no, ci metteresti un attimo solo. Eccomi, scusate il ritardo. Sì, guarda che questa settimana è già la quinta volta che fai ritardo. Vorrà dire un qualcosa, no? Che è venerdì. Questo è il libro antico che la signora mi ha pregato di trovarle. La stirpe degli Ocreni. E chi sarebbero questi Ocreni? Si tratta di una razza aliena che si nutre di acido e carta, venuta sulla Terra migliaia e migliaia di anni fa. Secondo questo libro, essi sono ancora tra noi. A capo della stirpe c'è la regina Gertamari. Gertamari? Che ha una stella d'oro sotto il polso destro. Polso destro? Essa invece si nutre di carne umana. Mi raccomando, è molto raro, posso lasciarlo a lei? Allora, Mattia, sei pronto? Io non è che ho capito bene cosa dobbiamo fare, zio. Dobbiamo assecondare quella pazza di tua zia, un po' come facciamo sempre. Dobbiamo andare a ritirare le ceneri di Ugo. Mattia, tesoro, grazie di esserti offerto di accompagnare lo zio dal veterinario. Per farti vedere quanto ti sono riconoscente, ho una cosina per te. Ma non ce n'è bisogno, zia, ma se proprio vuoi. Ecco, grazie, zia. Ma questa è una ricetta! Sì, la ricetta dell'anatra all'arancia che ti piace tanto. Così te la può preparare anche la tua mamma. Sei contento? Contentissimo. Dentro di me c'è una festa. Scusate se non vi invito, ma siamo al completo. Mi raccomando, voi due, cercate di non combinare pasticci almeno una volta. Ah, zia, stai tranquilla. Ma cosa vuoi che capiti? Non siamo mica così. Questo lo mettiamo qui. Tu... Mattia, devi limitarti a respirare. Ecco, un po' meno. Cosa? Mattia, il discorso. Ah, sì, sì, scusa, tieni. Scusate, due parole le ho scritte, ma sono parole che proprio vengono dal cuore, proprio. Dunque, pulire il pennuto eliminando anche il grasso più evidente. Salare internamente l'animale e porlo in un tegame con olio d'oliva. Farlo rosolare per qualche minuto su tutti i lati e poi aggiungere il vino e un po' d'acqua. Enrico! Oh, scusa, questa è la ricetta dell'anatra all'arancia di zia. Scusate, c'è stata una piccola confusione. Distratto. Sempre. Ecco. Avanti, aperto! Ciao, zietto! Cosa stai facendo di bello? Qui c'è il computer, finalmente ho capito. On, off. E poi on. Bello, ma hai già scelto il browser. Cos'è il browser?
Tu devi, beh, è importante per navigare in internet, tu devi accedere al tuo account, poi crei un user ID e una password e sei subito attivo. Allora, ti sei collegato al modem, vediamo se hai il Bluetooth. Blue Moon, il modem, la password, tutte quelle cose lì, cosa vuoi che ne sappia? Cambiamo argomento. Ti sei preparato per il tuo esame di assunzione? Vuoi mettermi alla prova? Vai al tuo posto e cominciamo con una le domande. Una novella del Verga. Novelle rusticane. Ma bravo, ma veramente bravo. Ma stasera ti offro la pizza. Ma hai visto che roba, è diventato bravo. Come fai a sapere tutto? Con questo, Enrico, hai internet sul telefonino. Ma zia, uffa, per una volta che ero riuscito a fare bella figura con lo zio. Sì, bella, bella. Stendiamo un pietoso velo sulla figura che hai fatto. E bravo, Mattia, 10 in informatica e 0 in onestà. Forse è meglio che vada. Sì, ma la prossima volta si fanno i compiti come dico io, intesi? La prossima volta li facciamo alla vecchia. Grazie, zia, bye bye, ciao. Ciao. Enrico? Perché ha detto vecchia e ha guardato me? Beh, perché tu sei la zia. Vecchia. Autista! Madame? Mattia! Ha trovato lavoro! Garçon, può caricare il bagaglio dei signori sulla limousine. Grazie. Allora, siamo pronti? Vai ad aprire! Fai fretta! In questa casa non entrerà più niente. Enrico, perché tratti così mio nipote? Che cosa ti ha fatto, povero ragazzo? Apri sta porta! Ma zio, cosa ti ha preso? Lo faccio per farti diventare un uomo! Sai nella vita quante volte bisogna prendere delle porte in faccia? Sono passato per dirvi che ho sparso la voce per la vendita di oggi. Ah sì? E a chi l'hai detto? L'ho detto alla signora Pina, la portiera. Allora verrà tutto il quartiere. Grazie, caro, sei un tesoro. Prendi pure la cosa che vuoi, eh? Ma io prenderei questo. Ma quella non è in vendita. Ho capito, ma la zia non ha mica detto prendi quello che vuoi in vendita. Vabbè, ma ascolta, perché non lo vendiamo anche lui? Dammi qua! Cosa fai, Mattia? Leggo. Ma come? Non è un fumetto, non ci sono neanche le figure. Non dirmi che hai imparato a leggere, eh? Questo è un manuale che ti spiega come diventare scrittore in 10 comode lezioni. Sai, ho deciso di scrivere un libro. Tu hai deciso di scrivere un libro? Ma se non hai mai letto uno! Ma vedi, qui dice che non importa. Ti spiega che non serve conoscere la grammatica. Quello che conta è l'idea. Sì, ma tu non ne hai di idee. Ma sì, zio, io lo scrivo di getto, senza pensare alla sintassi o altre stupidaggini simili. Stupidaggini? Ma scusa, zio, tu paghi un correttore di bozze e il gioco è fatto. Però adesso non ho uno straccio di idea. Mattia, poverino, ha rinunciato ad andare a una cena con amici per venire qui, per sentire il calore della famiglia. Fa niente, zia. Se non sono il benvenuto, me ne torno a casa, solo al freddo e al gelo. Se vuoi ti presto il bue e l'asinello. Sì, ma sai, non mi andava di disturbarti mentre lavori, capisci? Però magari un giorno che sei libera, che non stai rapinando una banca o un supermercato, ci si può vedere per bere qualcosa assieme. Pago io, ovviamente. Sì, si potrebbe anche fare. Vivi solo? Sì, sì, abito in una mansarda in centro molto carina. Ambiente unico, camera da letto soppalcata. Beh, non volevo fare allusioni. Qui ci ammazzano tutti. Chiudi il becco, secondo me lei ci sta. Sì, pensa al giorno del matrimonio. Vi dichiaro marito e moglie. Adesso potete rapinare gli invitati. Sei sicuro di non essere fidanzato? Ho parola d'onore. Allora, che cos'è questo coso che hai al dito che sembra un anello di fidanzamento? Ma nulla, una vecchia storia, non ci penso neanche più. E allora, se non ci pensi neanche più, perché lo porti ancora? Per abitudine. No, 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 io ho capito, tu mi stai prendendo in giro. Tu sei uno di quei ragazzi che passa da una all'altra così. Sì, zio, lo so. Sai cos'è? Stava diventando una storia troppo soffocante. Mi limitava troppo, io ho bisogno di divertirmi, di uscire. E quando è così, meglio darci un taglio netto.